Amicitelefonia.net, bentornati. Proviamo oggi in anteprima il Treo Pro, il nuovo smartphone di Palm con Windows Mobile 6.1 a bordo. Come vedete, la confezione è molto molto simile a quella di iPhone e non solo all'esterno, perché come vedremo, ecco, il palmare viene fornito con batterie già inserite dalla casa produttrice. Anche l'interno della confezione strizza l'occhio al telefono di Cupertino. Come vediamo, molte parti in plexiglass trasparente. E sotto una confezione ben studiata, quindi un'attenzione particolare al packaging di questo Pro. Abbiamo le prese internazionali, abbiamo l'auricolare stereo fatto molto bene, come possiamo vedere. Abbiamo il caricabatterie, anche questo dalla forma particolare al quale si aggancia sotto la spina in base al paese dove siamo. E abbiamo il cavo dati che serve anche per collegare il Pro al caricabatterie e al computer. Diciamo che il terminale è un micro USB, come va di moda ultimamente tra i produttori. Dicevamo, la batteria è già installata, aspettiamo che la cam metta a fuoco. Nel frattempo togliamo la batteria perché dobbiamo inserire la SIM. Si inserisce al posteriore, SIM H3G, ricordiamo che è Tri-Band UMTS HSDPA e Quad Band GSM. Lateralmente c'è lo slot per le micro SD, supporta fino a 32 GB di espansione di memoria. Purtroppo in confezione però non vi è nessuna micro SD. Nel frattempo che Windows Mobile 6.1 termini il processo di caricamento, vi dirò che la tastiera QWERTY è completa, ben fatta, i tasti sono in similgomma, potevano sporgere un pochino di più come sul Treo 750 per una maggior facilità di cliccaggio, ma diciamo che anche così, essendo un pochino gommati, si riescono a premere abbastanza bene. Tasti numerici in seconda funzione si attivano col tasto funzione appunto e ci sono parecchie scorciatoie da tastiera. Tasto Start, tasto OK, calendario e messaggi. Tutti questi pulsanti, così come l'invio in seconda funzione e altri, possono essere personalizzati e possiamo dare delle funzioni specifiche a questa sequenza di tasti. Inizio chiamata, fine chiamata e pad che si illumina quando riceviamo un messaggio in segreteria telefonica. Sotto c'è il jack per le cuffie 3,5 standard, anzi scusate, 2,5 standard e l'ingresso micro USB. Tasto fotocamera, che è questo personalizzabile, e il tasto per il volume. Posteriormente abbiamo la cam, non è il core business di questo telefono, lo capiamo dal fatto che è solo una 2 megapixel e non ha il flash LED. E questa è la feritoia invece per gli altoparlanti. Sul lato destro abbiamo il pulsante per accendere o spegnere il wifi, che è molto comodo, pochi device hanno questo tipo di pulsante. Sopra una vecchia conoscenza per gli utenti Palm, il tasto per silenziare il telefono e il tasto accensione e spegnimento che ci consente di mettere il telefono in stand-by. Come il precedente 750, anche questo Pro non ha lo spegnimento della parte palmare, ma tenendo premuto il tasto superiore si accende o si spegne la parte telefonica. Adesso noi andremo ad accendere la parte appunto telefonica. Le dimensioni sono molto compatte, abbiamo qua un E71 per farvi vedere la comparativa, come vedete le dimensioni sono pressoché uguali, ha un display però molto più grande che è un 320x320 pixel, quindi quadrato, lo spessore è molto simile, quindi diciamo che come dimensioni si avvantaggia di essere molto piccolo. Anche il peso 133 grammi non sono assolutamente pesanti. Vediamo che abbiamo ricevuto un messaggio, lo eliminiamo, abbiamo appena acceso la radio, entriamo nel menu, molto comoda la tastiera fisica, almeno secondo il nostro punto di vista. I programmi in dotazione sono gli standard di Windows Mobile, però vediamo che abbiamo l'icona GPS rapido, questo vuol dire che il telefono è dotato di GPS. Abbiamo provato ad installare il TomTom ed effettivamente gira molto bene, il GPS in circa 20-25 secondi da freddo riesce a fare il fix. Adesso siamo in ufficio, ve lo apro solamente per farvi vedere la velocità di esecuzione del programma, che è molto molto buona, non ha nessun tipo di
problema e ripetiamo, il fix col GPS è molto buono. Abbiamo provato anche altri programmi di navigazione, così come Google Maps, e non abbiamo avuto problemi di sorta. Anche il wifi prende bene e riusciamo a navigare bene nella rete. Facciamo subito la prova della chiamata, chiamiamo il 139, ovviamente abbiamo anche qui la ricerca rapida in rubrica appena digitiamo un nome. Il display, come vediamo, si blocca quando siamo in chiamata per evitare spiacevoli inconvenienti da un punto di vista telefonico. L'audio vi possiamo dire che è molto molto buono in chiamata, sia dall'altoparlante integrato sia dal viva voce. E abbiamo avuto la sorpresa anche della ricezione che con Wind, abbiamo provato a mettere la scheda Wind qui da noi, è problematica. Con questo Treo Pro non abbiamo avuto problemi di sorta. Il tasto rapido alla rubrica, scusate, all'agenda è molto comodo, personalizzabile. Abbiamo anche la seconda funzione, se teniamo premuto il tasto Alt, entriamo nelle note. Noi abbiamo voluto entrare nelle note, ma ci sono ampie possibilità di personalizzazione. Messaggistica fatta molto bene, vi faccio vedere la scrittura di un nuovo messaggio così che vi rendiate conto di come questa tastiera sia cliccabile. Eccolo qua. Come vedete, riusciamo a scrivere abbastanza velocemente. Noi non abbiamo delle dita grandi, ma comunque la tastiera è ben studiata. Non salviamo il messaggio e torniamo alla home principale per farvi vedere anche le impostazioni di questo Treo Pro. Abbiamo ovviamente tutte le funzionalità presenti in Windows Mobile 6.1 con una chicca. Appena collegheremo questo Treo Pro per la prima volta al PC, ci si aprirà una schermata dove il telefono dialogherà col computer e scaricherà automaticamente, o meglio, se noi gli diremo di scaricarlo, il software ActiveSync o le istruzioni necessarie sul PC. Una volta che avrà fatto questa operazione, la volta successiva che collegheremo il Treo al computer, lui si predisporrà in modalità sincronizzazione, quindi una cosa molto comoda per i neofiti. Anche tutte le impostazioni dell'operatore vengono assolutamente automatizzate all'inserimento di una nuova SIM. Ma dicevamo delle impostazioni, come vedete i pulsanti da poter personalizzare, intanto vi faccio vedere anche l'alloggiamento per il pennino, perché ovviamente è anche touchscreen il telefono, sono davvero tante, in perfetto stile Palm. Volevo farvi vedere la gestione della memoria, perché molti di voi sono interessati a questo parametro. Noi non abbiamo installato o acceso niente e questa è la situazione della memoria. Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo il Communication Manager che è fatto molto bene anche graficamente, ma abbiamo avuto modo di vederlo su altri terminali, e le classiche funzioni di tutti i Windows Mobile. Ricordiamo che è un Bluetooth 2.0. Vi faccio vedere ora la cam che si attiva con il pulsante laterale. Come vi dicevo prima, non è il core di questo telefono, infatti è una 2 megapixel senza assolutamente il flash, quindi quando andremo a scattare la foto dovremo farlo o da distanza un pochino maggiore rispetto al solito, oppure le fotografie non verranno un granché. Vanno bene se viste a terminale, ma se andiamo solo che a vederle sul PC, la qualità purtroppo non è il massimo. Diciamo che va bene come MMS o come allegati per le email. Internet, abbiamo Internet Explorer di serie, è abbastanza veloce. Inseriamo l'indirizzo di telefonino.net. Scusate, ma nel frattempo mi stava caricando il sito di Tre. Perché default lui, quando carica le impostazioni, carica come home page la pagina predefinita del nostro operatore. Il display è un'ottima unità transreflective, quindi anche sotto il sole pieno non avremo nessuna difficoltà a leggere le informazioni. Riassumendo, un telefono che ci ha convinto, molto bello, compatto, strizza l'occhio ad iPhone anche come
come movenze, come design, una tastiera QWERTY molto buona, insomma un telefono che un professionista non potrà far altro che apprezzare. Andrea Galeazzi per telefonino.net.